Anche i pisani ci sono, mamma. Incredibile, anche i pisani a sostenere Genova. Beh, allora, innanzitutto vi voglio dire una cosa. Tre anni fa, esattamente tre anni fa, Livorno ha cambiato la storia. Era il 9 giugno. E di cose ne abbiamo fatte in tre anni. Ne abbiamo fatte veramente tante. Io sono venuto qui stasera a raccontarvi un po' di quella storia che effettivamente abbiamo cambiato, perché voi a Genova tra due giorni avete l'opportunità di cambiare musica o cambiare la storia a vostro piacimento, e lo potete fare. E sentite cos'è successo a Livorno. A Livorno, dopo 20 anni di governo più o meno monocolore, dove sono stati creati dei disastri incredibili, abbiamo fatto il primo reddito di cittadinanza, ma noi non l'abbiamo detto, lo abbiamo fatto veramente. Sono andato alla ribalta nazionale perché a un certo punto abbiamo risanato l'AMPS. Sapete perfettamente che c'è stata tutta una manovra incredibile, i riflettori si sono accesi di tutta la nazione su una partecipata che aveva un debito di 42 milioni di euro. E su questo noi abbiamo naturalmente speso moltissime energie, abbiamo cercato da inesperti, da persone non competenti, perché i competenti sono quelli che hanno fatto quel debito, abbiamo cercato una soluzione che non contemplasse per i cittadini di Livorno il dover pagare con un aumento delle tasse quell'indebitamento che hanno fatto altri. Bene. Tanti i professionisti, quelli che ci urlavano che noi eravamo degli incompetenti, dicevano che non era possibile. Non più tardi di 15 giorni fa abbiamo approvato il bilancio del primo anno del concordato della partecipata, che non ha previsto l'aumento delle tasse per i livornesi, e abbiamo approvato un bilancio con un attivo di 2 milioni e 300 mila euro. Perché noi non siamo dei professionisti, abbiamo in due anni salvato le farmacie comunali, le abbiamo ereditate con 5 anni di passivo, e in due anni abbiamo risanato l'azienda e abbiamo assunto altre 6 persone e fatto una nuova farmacia. Perché questo? Perché noi non siamo dei professionisti. In sintesi, la più grande rivoluzione che abbiamo portato a Livorno e che avete l'opportunità di abbracciare anche a Genova è che finalmente i cittadini hanno la possibilità di entrare all'interno delle istituzioni, hanno la possibilità di utilizzare i soldi pubblici per incrementare i servizi ai cittadini. E al di là di quello che poi possono dire gli altri,